cosa ne pensa in merito alla posizione assunta dal ministro Carlo Padoan, che ha dichiarato in un'intervista uscita sul Financial Times e ripresa dal quotidiano online Il Nord, in merito proprio al Fiscal Compact, ha dichiarato che non c'è possibilità alcuna di poterlo rinegoziare, né che si possono rinegoziare neanche le politiche fiscali che riguardano i paesi. Vogliono sottolineare che non c'è non la possibilità ma la volontà politica di ridiscutere o meglio abolire il Fiscal Compact, anche perché in realtà il PD è proprio quello che ha accettato insieme ad altre forze politiche questo tipo di accordi. Nel momento in cui dice di volerli ritrattare è un po' incoerente con quello che aveva detto prima, e quando Padoan ritorna e dice non si può ridiscutere, non c'è minimamente spazio, in realtà dà quella che è la linea politica non tanto dell'Italia ma dell'Europa, che di alcuni paesi come in particolare Germania, che non ha intenzione di ridiscutere questi accordi. Allora l'Italia forse da sola può anche non farcela, comunque questo può essere un atteggiamento accettabile, ma nel momento in cui si inizia ad alleare con paesi come la Spagna, la Francia, il Portogallo e la Grecia, che hanno delle economie simili fra di loro, e va in Europa e va a sbattere i pugni sul tavolo e dire signori, noi non possiamo stare qui a tagliare ogni anno, dal prossimo anno, fra i 40 e i 50 miliardi, quando normalmente una finanziaria di ogni anno per noi è circa 8-10 miliardi, significa portarci all'astrico, allora lì andrebbe fatto. E bisogna avere la volontà e la forza per farlo. Ovviamente in questo momento l'Italia non ha né la volontà né la forza per farlo. Sta iniziando per una battaglia contro gli eurofurbi. Di che cosa si tratta? Sostanzialmente io sono una cittadina attiva del movimento dal 2007, prima ancora che si chiamasse movimento, e quindi diciamo ho sempre approfondito un po' le cose che appunto mi hanno particolarmente colpito. Io mi sono sempre occupata di temi ambientali e animalisti, però dovendo andare in Europa ho pensato che fosse opportuno approfondire diciamo le prebende degli europarlamentari. In questo caso ho notato che oltre agli stipendi gli europarlamentari godono anche di un fondo per spese generali da spendere nel paese di elezione. Qual è l'anomalia? L'anomalia sta nel fatto che questo fondo non è soggetto a rendicontazione e che nel 2013 gli eurodeputati hanno votato contro l'obbligo della rendicontazione, quindi contrariamente a ogni principio di trasparenza che il Movimento 5 Stelle porta avanti da sempre, da quando siamo entrati dentro le istituzioni. Inoltre un'altra anomalia sta nel fatto che l'ultima seduta è stata a Strasburgo il 17 aprile e gli europarlamentari che non verranno rieletti prenderanno uno stipendio pieno di 8.000 euro al mese fino alla fine di gennaio 2015, anche coloro che hanno un lavoro e quindi torneranno a lavorare, quindi una sorta di sussidio di disoccupazione pur in assenza di disoccupazione. Questo ovviamente per noi del Movimento 5 Stelle è un privilegio proprio di un sistema di casta che appunto va combattuto, quindi diciamo che credo che portare questa battaglia, che in fondo è una battaglia anche di onestà e anche tutto sommato di semplice, nel senso che gli europarlamentari possono decidere di semplicemente rendicontare questa somma, poi vedremo se è necessario anche chiedere di diminuirla, e quindi dimostrando che comunque è possibile tracciare tutte le spese, cosa che al momento non è fattibile. Candidato sindaco giovanissimo, 28 anni, alle prossime amministrative che saranno pure il 25 maggio insieme con le europee, per Termini Imerese. Ecco, quali sono i programmi? Che cosa intende fare nel suo territorio per migliorarne, diciamo, la situazione e soprattutto una parte che interesserà molto gli operai della Fiat? Che cosa intende fare anche per quel settore?
Sì, purtroppo la nostra terra sta vivendo un momento di crisi enorme, è un momento di depressione economica micidiale, perché effettivamente la Fiat, dopo aver mangiato dei soldi pubblici statali, ha deciso di abbandonare il nostro sito e far crollare l'economia del nostro territorio. Quello che noi stiamo proponendo adesso alla nostra città e ai nostri concittadini è la possibilità di convertire quel territorio. Abbiamo una porzione di territorio che è una parte di una zona ex zona industriale che potrebbe essere riconvertita semplicemente aggiornando un accordo di programma che prevede esclusivamente una reindustrializzazione. Una reindustrializzazione che in questo momento ci ha semplicemente condotto una serie di industrie che vanno a smaltire percolato, a bruciare pneumatici, piuttosto a vedere una zona che potrebbe vivere di tutt'altro, una zona che potrebbe vivere di turismo, di mare, di spiaggia, di terme, perché abbiamo le terme, quindi il termalismo. Insomma, quello che stiamo provando a far credere ai nostri cittadini con delle proposte sensate, infatti già domani per esempio abbiamo un incontro dove spiegheremo parti del nostro programma con Giampiero Trizzino, è un biologo. Vogliamo dimostrare che è arrivato il momento di cambiare e questo è l'unico momento per farlo. Probabilmente non si poteva fare 5 anni fa, ma si può fare adesso, perché siamo in un territorio dove in questo momento non c'è assolutamente nulla. Quali saranno i suoi progetti e che cosa porterà al Parlamento europeo? Ricordiamo che lei è sardo e che per ora è in trasferta qui in Sicilia. Sì, esattamente. Allora, innanzitutto quello che porteremo saranno le nostre competenze e saranno i 7 punti del programma del Movimento 5 Stelle. E poi dovremo capire bene come funziona il Parlamento, analizzeremo praticamente tutto quello che c'è e cominceremo anche a coprire tutte quante le commissioni, perché ci sono diverse commissioni. In particolare, a parte i 7 punti del programma, ci sono moltissime infrazioni, ad esempio, che vengono, per cui l'Italia paga molte multe salate che vorremmo cominciare a eliminare, proprio perché gli accordi di partenariato e tante altre cose non sono fatte da persone competenti. E una delle cose che mi suscita molta curiosità è, ad esempio, nella Commissione europea c'è quello che si chiama Digital Agenda, un'agenda digitale che è legata ad esempio all'informatizzazione, e secondo me questo è un'area nella quale io posso utilizzare le mie competenze da ingegnere informatico proprio per cercare anche di aiutare di ridurre la burocratizzazione che molto spesso impatta sia i servizi erogati ai cittadini che anche i costi della politica. Lei poc'anzi ha detto che gli italiani sono vittime di un triumvirato e si riferiva al Presidente della Repubblica, a Berlusconi e a Renzi. Ecco, perché queste parole, insomma, abbastanza dure? Io ritengo che sia la realtà. Purtroppo quello che vedo è che Renzi è un Berlusconi di sinistra, se così si può chiamare, nel senso che i provvedimenti che vengono presi nel nostro Parlamento per quanto riguarda i diritti del lavoro, la precarietà del lavoro, erano tutti provvedimenti che il Berlusconi aveva cercato di mettere in atto nel corso del suo governo e che non era riuscito a passare perché il PD doveva almeno fingere di stare all'opposizione. Nel momento in cui nel Parlamento non c'è più un'opposizione, vengono quegli stessi provvedimenti, vengono approvati senza che ci sia nessuna voce contraria, se non appunto, almeno da quanto vedo io, quella del Movimento 5 Stelle. Lei comunque sostiene il Movimento 5 Stelle, cioè le piacciono le loro idee? Io non posso, come ho detto anche dal palco, fare diventare il nome di Borsellino, che è un nome sacro per gli italiani, non posso farlo diventare un nome di parte e quindi non potrei mai accettarlo. Il Movimento 5 Stelle non fa nessun avanzo in questo senso, quindi io rispetto il loro avermi dato parola, nonostante sappiano che io non permetterò mai che il simbolo del mio movimento, cioè il simbolo dell'agenda rossa, venga usato in un loro comizio elettorale, tant'è vero che non l'avete visto. Abbiamo utilizzato uno spazio che è appunto
il Movimento 5 Stelle mi ha offerto è che io in un momento di emergenza come quello che ritengo stiamo vivendo, il momento in cui si sta cercando di mettere un bavaglio a magistrati come Di Matteo, come il Pulo di Palermo, e questo purtroppo mi ricorda delle vecchie storie, delle storie vecchie di 20 anni, non potevo non accettare questa opportunità. Guardando la TV, una partita di calcio, ho visto veramente qualcosa di strano, ho visto i funerali della Repubblica Italiana proprio in diretta, l'abbiamo visto i funerali, è già morta da 10 anni la Repubblica, non c'è più lo Stato, dov'è lo Stato, chi ha rapporti con lo Stato? Qual era lo Stato? Dov'era lo Stato? Sugli spalti o sotto gli spalti? Dov'era? Dov'era Jenny? Jenny, si chiama anche Jenny. Jenny a Carogna. Jenny a Carogna sotto e Renzi a Menzogna sopra. Si troveranno insieme, si troveranno insieme nella segreteria del PD. E faranno una legge insieme, perché sono abituati a parlare tra loro. Ecco dov'è lo Stato, ecco perché il Veneto se ne va e vuole abdicare, ecco perché la Sicilia vuole stare per i calci suoi, adesso anche la Campania per i calci suoi e la Sardegna per i calci suoi. Ma io non sono contento di queste cose, io non sono contento. Ma la causa qual è? Qual è la causa per cui vengono arrestati 20 coglioni veneti, perché erano poi coglioncelli? Sono già scarcerati, non sono stati imputati di niente, ma sono sintomi. E allora da cosa dipende? Da uno Stato dove il nostro Presidente della Repubblica riceve dentro il Quirinale un condannato in via definitiva come lo psiconano che va in televisione. Queste sono le cause poi della secessione. Lo psiconano che oggi in televisione ha detto che io sono cattivo. No, non sono cattivo, io sono molto cattivo e sono molto cattivo con lui. Sono molto cattivo con i suoi compari, sono molto cattivo con la gente che ha approfittato di questo paese per 20 anni. Siamo molto cattivi. Non c'è più lo Stato è una lettera che ti arriva. Lo Stato, il rapporto che hai con lo Stato è una cassetta della posta che vai lì e guardi e speri che non sia quella cosa lì. Quella lettera che inizia entro e non oltre. Queste società che sono parassitarie, parlo di Equitalia, che adesso dicono, diciamo tutti le stesse cose, state molto attenti, tutti le stesse cose. Quindi come fate a distinguere se io vi mento o non vi mento? Come distinguete se diciamo tutti le stesse cose, tutti che adesso vogliono abolire Equitalia? Noi l'abbiamo messo nel programma, e perché poi io vado da Renzi e non parlo con lui? Perché? Perché tanta gente mi ha detto ma potevi farlo parlare? Perché? Io sono andato lì con tutta la buona volontà di parlare, ma un attimo prima di sederci lì, lui mi ha preso e mi ha detto queste parole, mi ha detto io non voglio niente da te, non voglio niente, né fiducia né niente, devi solo stare a sentire quello che ti devo dire. E tu mi vieni a dire, e io devo stare a sentire il tuo compitino che è il mio programma? E allora devo stare a sentire uno che mente anche a sua mamma? Voglio stare a sentire con uno, ma chi era lui? Chi era lui? Chi era lui? Eravamo due persone. Io rappresento, meno male, 9-10 milioni di italiani. Lui che cazzo rappresentava in quel momento lì? Nessuno. Ecco perché non l'ho fatto parlare. Non è stato eletto da nessuno.